Ragazze, ciao ragazzi. Allora, video prodotti. Iniziamo ovviamente con i prodotti finiti, poi passiamo a quelli acquistati. Ne ho parecchi, questa volta ho fatto i grandi acquisti e alcune cose da recensire. Sì. Allora, prima di tutto ho finito della Kiotis Paris, un crema doccia serenità, olio essenziale di sandalo e non so come si pronunci. Mi dimentico sempre di dirvelo, ovviamente giù nell'info box trovate la lista completa delle cose che vi mostro in questo video e dei prodotti finiti apparirà una nuvoletta che vi rimanderà al video dove l'ho recensito, al secondo esatto della recensione. Se lo cliccate questo video si bloccherà e si aprirà un'altra pagina che vi darà la possibilità di guardare di ascoltare o guardare la recensione. Comunque, primo prodotto finito. Secondo prodotto finito, un contorno occhi della Aveeno Active Naturel, era un siero contorno occhi. Ah, le mie lucine. Poi, ho rubato da mia sorella perché non lo utilizzava, le avevano regalato una trousse, una nostra cara amica, della Monella Makeup, era uscito questo piccolo mascara. Visto che lei non lo utilizzava, il formato è piccino, sono 3,4 millilitri, gli ho chiesto se me lo poteva dare perché così in vacanza, anche se lo scovolino mi fa morire da ridere, ma provettina, però, cioè, guardate qua, ah, questo scovolino che è deliziosissimo. Comunque, come mascara per la vacanza, lo proverò prima di portarmelo in vacanza perché se mi fa allergia, eccetera, però può andare. Poi ho finito, mi sono fatta dare da mia nonna una crema riparatrice per piedi molto secchi e screpolati. In questo periodo ho la pelle un pochino a squame dove ho i duroni. Prima, perché fra un po' passeranno 2 mesi dall'ultimo pedicure che ho fatto, quindi in questo periodo sono un pochettino rovinati. Questa è piccina, sono 30 ml, però è bella concentrata, spero che mi aiuti. Avendo finito il contorno occhi, mi sono fatta comprare da mamma, ma questa luce è odiosa, tiro la lampada, comunque della Leocrema Viso, e la nuova versione della Aloe Vera, antirughe e contorno occhi, che ho già provato la vecchia versione, spero di trovarmi bene anche con questa. Poi sono passata al negozio cinesi e ho trovato la ciambella per fare lo chignon, mi sembra abbastanza piccola, anche per questi 4 capelli che mi ritrovo, perché ho provato a farlo con il calzino arrotolato, soltanto che era troppo grosso, i miei capelli non riuscivano a coprirlo bene e mi si vedeva il calzino bianco, quindi l'ho dovuto eliminare quel sistema. Io questa spero di andare bene, perché mi piace fare lo chignon quando ho i capelli intrattabili, con questo cerco di sistemare. Poi sono passata a un negozio tutto 1 euro e ho comprato questo set per pedicure della Eleva, sì, vabbè, made in Cina, anche se la ditta è spagnola. Comunque c'è il separadita che io ce l'avevo, però si è rovinato e quindi l'ho dovuto buttare. 2 limette, una un po' più piccola, questa è una un po' più grande, sempre comode. Per ora ce l'ho una piccola da borsetta, però si sta rovinando con quella dell'essence di cartone, dopo un po' si iniziano a consumare. E una piccola spazzolina per pulire le unghie. L'unica cosa che io cercavo, però poi alla fine ho preferito il set perché a 1 euro avevo tutta sta roba, era la spazzolina. Cioè c'era lo stesso, un'altra marca, solo la spazzolina a 1 euro, mi sono presa tutto, comunque mi serviva anche questo e ho fatto. E poi, sempre da tutto 50 centesimi, un pennello doppio, da una parte spugnetta in silicone, dall'altro l'angolato. L'ho preso per la vacanza, così mi porto un solo pennello, applico e faccio la linea o di eyeliner o comunque di ombretto. Questa è della Seta Blu, compro diversi accessori per capelli Seta Blu. Mi trovo abbastanza bene, è comunque un prodotto made in Cina, però la ditta è napoletana. C'è anche il sito www.setablu.it. Scontrino 1 euro, 1 euro uguale 2 euro, 2 euro. Poi sono passata da Idea Bellezza e ho acquistato
due prodotti dell'Astra. Ho preso lo smalto trasparente, questo qua da 12 ml, l'ho pagato 1,50 € perché era in offerta, e poi il fondotinta a lunga tenuta, sempre in offerta, no, a prezzo pieno 5 euro, visto che mi sta finendo. Comunque io lo uso una volta a settimana, può andar bene. Detto, l'ho pagato 5 euro. Mi piace dire euro. Vabbè, poi ho fatto la carta punti, non l'avevo mai fatta. Vabbè, ho 3 punti. Poi sono passata 2 volte dal signor Chico, perché sono passata la prima volta e non c'erano le mascherine in offerta. Sono ritornata perché sapevo che c'erano le mascherine in offerta. La prima volta, per puro sfizio, perché più di quello non si può dire, anche se mi è costato questo sfizio, ho comprato la spugna, quella naturale, quella la radice giapponese, della pianta giapponese con i hack, per la pulizia del viso. Poi proveremo e vi farò sapere. E l'ho pagata 5,90 €. Scusate, ma la voce uccisa. E sono ritornata una seconda volta perché c'erano i mascara in offerta. Io volevo provare la terza versione dei mascara top coat, quello incurvante, e a 3,90 € si può fare, quindi l'ho acquistato. È fuori anche questo. Poi sono passata a fare un po' di acquisti Essence, e ho preso questi qua, l'ho presi da OBS, sì, Shaka OBS. E ho preso 2 cose che mi servivano. Allora, la lima 6 facce che costa 2,49 €. Questa è la terza che compro, l'ultima che sto utilizzando è quasi rovinata, visto che mi ci trovavo l'ho acquistata. E poi ho preso il gel per rimuovere le cuticole. Eccolo qua, della Studio Nails, a 2,29 €. Poi ancora acquisti Essence, però fatti da Coin, perché cercavo un'altra coinina. Prima di tutto ho trovato, perché questi li hanno tolti dal mercato, il gel 2-in-1 sempre per le cuticole. Ora non so quale userò per prima, probabilmente questo, perché l'hanno tolto dal mercato, quindi vuol dire che è stato prodotto prima dell'altro gel che vi ho mostrato. Era in offerta a 1,12 €. E poi ho acquistato, cazzata dalle gazzate, la spugnetta per il fondotinta, questa ovetta che riprende un po' la... come si chiamava? Non mi ricordo. Vabbè, la spugnetta quella famosa che uscì qualche annetto fa. Per sfizio l'ho voluta provare, anche questo sfizio mi è costato 4,99 €. Mannaggia i miei sfizi. E ora passiamo alle recensioni. Il primo prodotto che devo recensirvi sono questi. Sono dei bigodini per arricciare i capelli. Sono questi cosini lunghi con un filo di ferro dentro che si possono piegare. E si arrotola il capello intorno e permette di fare il riccio. Allora, dentro c'è... aspetta, prima la matta. È sempre della seta blu. Dentro alla busta ne trovate 6. Sono tutti della stessa lunghezza, anche se ho visto la confezione con quelli sempre da 6, però più piccini. Probabilmente li acquisterò, perché ora la frangetta mi arriva da qua, ma fra un po'. Quindi potrò arricciare anche soltanto la parte davanti. Li pagai 1 euro, sempre a... no, mamma li ha pagati 1 euro, sempre a tutto 1 euro. Allora, scusate, questi bigodini vanno tenuti sul capello il più tempo possibile. Il capello deve essere asciutto ma appena fonato, perché vuol dire che è caldo e quindi prende la piega. Io li ho tenuti su tutte le volte che li ho utilizzati almeno 4-5 ore.
Le ho provate sia con uno shampoo classico, normale, e sia con lo shampoo e balsamo della G-Cube, quello che enfatizza i ricci. In tutti e due i casi, appena tolti, il riccio era bello definito, sistemato, era carino, poi va mosso un po' con le mani, se non volete l'effetto, come si chiamava? Maria Antonietta in Lady Oscar, e quindi avete questo riccio carino. Però mi è durato... Ah, se lo volete vedere, vi linko qua il video trucco dove me li ho appena tolti per poter uscire, il video precedente a questo, povero. Potete vedere che ho un riccio ben definito. Mi è durato con i prodotti della G-Cube, quindi quelli per i capelli ricci. Allora, l'ho fatto sabato pomeriggio, l'ho tenuto 6 ore in testa e mi è durato... Domenica non mi sono mossa di casa, lunedì sono scesa, li ho pettinati con il pettine di legno, sempre della G-Cube, e mi ha dato quella... ovviamente se ne erano scesi, però avevo ancora il capello abbastanza... naturalmente mosso, cioè ora no, ora sono passati troppi giorni, ci ho fatto anche allenamento, però alcune forme sono rimaste, ma lunedì avevo un bel aspetto, cioè sabato ero quasi riccia, un mosso ben definito, lunedì avevo questo mosso naturale molto carino. Comunque più tempo si tengono in testa e meglio è. Ok, ho brutto pure la busta, vabbè, tanto poi la devo buttare, quindi mi sono piaciuti abbastanza, anzi molto. Sto morendo. Crema corpo idratante Natural Honey Spa, prodotto made in German, no, Barcellona, però non c'è il made in, non lo vedo, vabbè, comunque fatto in Spagna. Crema corpo da un odore molto forte e molto fresco, anche un, mi dà un poco fastidio agli occhi, cosa che non sopporto e non ha l'erogatore, quindi ogni volta si perde un sacco di tempo. Sono 300 ml, la cremina è biancastra, anzi dà un pochino sul verde acqua e menta, è una crema fresca, però una cosa che non piace, a parte il contenitore che si assorbe dopo 1.200.000 anni, cioè devo aspettare un sacco di tempo prima di potermi rivestire, non si può, specialmente in inverno, io mi incremo, mi rivesto velocemente, quindi non mi è piaciuta. L'odore sarebbe comodo per l'estate perché è bello fresco, ora come ora non mi piace, mi dispiace. Allora, ultimo prodotto da recensire è della Collistar, il Top Coat effetto gel e volume. In questa confezione, forse lancio, non lo so, regalano, c'è ancora, una penna per nail art, io l'ho scelta in rosa, anche se non l'ho ancora utilizzata. Oggi vi recensisco il Top Coat. Allora... la confezione è sempre la stessa, uguale a tutti gli smalti Collistar, da 10 ml. Allora, il prodotto promette di regalare questo effetto gel sulle unghie, quindi avere quest'unghia molto, come si dice, glossy, quindi proprio come se fosse un gel. E in più dice che è un top coat, quindi io mi immagino che mi protegga lo smalto che c'è di sotto. Da confezione dice che si può utilizzare anche soltanto come semplice smalto trasparente e quindi appoggiato sull'unghia regala questo effetto brillantezza extra. Vediamo un po' quello che ho riscontrato. Lo smalto si asciuga molto rapidamente, basta giusto un attimo ed è asciutto. Solo se si vogliono fare due passate c'è quella finta asciugatura che rimane almeno per una mezz'oretta, cioè lo smalto sempre asciutto, però se beccate contro qualcosa vi lascia il segno. Quindi, con due passate però, con una no. È un prodotto autolivellante, però non vi ho fatto vedere il pennellino, vi faccio vedere il pennellino. Allora, il pennello è di quelli piatti,
cioè di quelle di nuova generazione, non tondi. Oddio, non so se riesco a farvelo vedere. Forse così. È di quelli piatti, quindi si appoggiano sull'unghia e rilasciano il colore in modo uniforme, perciò dicevo che è autolivellante. Perché il prodotto appoggiandosi sull'unghia si distribuisce, tra virgolette, da solo e non mi fa vedere le varie, come si dice, oddio, le varie imperfezioni dell'unghia. Lato negativissimo è che non è poco mobile, crea sull'unghia questa patina dura e l'unghia al di sotto non si riesce a muovere in modo naturale e quindi dopo poco mi si iniziano a fare quelle antiestetiche crepe tutto sull'unghia, specialmente nelle parti laterali che vanno, non so, a montagnella a salire sull'unghia e quindi dopo poco vi si staccano i pezzettini di smalto. Cosa volevo dirvi più? Ah, mi è durato niente. Io solito lo metto il sabato, già sabato sera ho le antiestetiche lineette che vi dicono che lo smalto non è troppo duro, non segue i movimenti naturali dell'unghia. E sabato mi si iniziavano domenica mi si iniziavano a staccare i pezzettini e quindi poi domenica sera l'ho tolto in tutte e due le occasioni che l'ho provato. Ora continuerò a utilizzarlo, probabilmente, perché come top coat mi è rimasto solo lui, quindi probabilmente lo utilizzerò quando voglio un effetto gel per una sera e il giorno dopo lo toglierò perché poi sarà inguardabile e niente, e amen. Oddio, che è successo? Il pennino non l'ho ancora utilizzato, appena lo utilizzerò vi farò sapere se anche questo è o meno una... Non riesco a risistemare, comunque vi dico... Vabbè, dentro lo devo buttare, anzi non mi serve, c'ho il pennino dentro. Ah, si è ammaccato la scatolina. Vi stavo dicendo, il pennino quando lo utilizzerò vi farò sapere se è una ciofeca come il compagno o meno. Comunque il pennino non ce la faccio oggi. Scusate. Il pennino è questo. C'era sia in bianco che in rosa. Sai che vi dico? Ciao. C'è la pallina. Comunque va agitato e premuto sull'unghia e poi si possono fare i disegnini, ma però lo devo aggiustare perché è troppo alta la scatolina, quindi non c'entra nella mia scatola degli smalti. Ah, vi volevo dire, volevo far vedere il mio nuovo arrivo scarpereccio a casa. Sono un amore, la mia pompa per gli arti carotti. Sono bellissimi, hanno questo tacco 12 con il plateau, avanti hanno punta, sono nera su nera, non si vede, eccola qua, punta non esageratamente appuntita, però comunque appuntita, hanno questo disegno sulla scarpa, tacco nero, arrivano poco sopra la caviglia, quindi non sono tronchetti ma sono le classiche francesine per quanto ne ho capito, con questa fascia che è cucita alla scarpa, questa è la fascia elastica, banda elastica che regge il piede, perché i laccetti qua avanti sono assolutamente stupidi, cioè sono solo di bellezza, sono stupende. Il tacco 12, zeppa 2, vale. Ma sono di uno scotto, le ho messe due sere. Mamma mia, stavo morendo. Dentro voglio vedere di riuscire a mettere quei plantarini che si mettono, è durissimo dentro, che si mettono tipo nelle scarpe estive, le fatte anche le essenze che sono morbide in silicone, perché sennò muoio. Comunque ho made in Italy e la marca si chiama Sei Carina. Sono deliziosissime, fanno morire. Ciao. I miei nuovi bimbi scarperecci. Saluta, dici. Ciao ragazzi, come va? Mamma, come si chiama? Ciao! Stavo dormendo nel salone con la nonna. Vero che stavi con nonna? Però è brutto tempo, quindi a lei non ci piace brutto tempo.
Spero che siamo contente per Nikki, Maggie, che ora sta bene. Alla cuginetta, la cagnetta cuginetta, cuginetta cagnetta, gli hanno tolto un brutto tumore vicino al ginocchio che era diventato grande, grande, grande e non la faceva stare bene. E ora Nikuzza ha 14 anni, più o meno è simile a lei, sta bene. Come siamo contente. Vabbè, lei vuole scendere. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao. Dopo l'intrusione di Maggie vi saluto, vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!